Oggi, tra le tante cose che sono successe, ci è capitato anche di provare uno di quei kart che volevo tanto provare per capire come si guidano, perché è la via di mezzo tra il telaio da corsa, quindi due tempi racing, e un kart quattro tempi, tipo quelli che guido di solito. E infatti oggi abbiamo proprio provato un CRG FS4 omologato per correre nel campionato italiano Brixen and Stratton nelle tre categorie maggiori. Un kart molto molto agile e veloce, ma allo stesso tempo accessibile a più persone in quanto quattro tempi, con una guida più semplice rispetto a un KZ. Abbiamo avuto appunto l'occasione di provare questo kart del Brix, del campionato Brix, con motore quattro tempi, 206 Brixen and Stratton appunto, e telaio della CRG, un FS4, insomma, lo trovate su internet, lo trovate in commercio, trovate tutti i dettagli. Abbiamo avuto l'occasione di provarlo per qualche turno oggi qui a Ottopiano e abbiamo avuto anche qualche piccolo problema a farlo carburare bene, e adesso vedrete tutto quello che è successo. Datemi bandiera 5 giri e poi perfetto. Bacca, che giornata. Questo chi è? Divertente. Madonna. È già più lungo di braccio? Sì. Gas. Distrutto dalla giornata, ma sono pronto per un altro turno. Kart nuovo, quindi non so assolutamente nulla né sulla guida né sul rumore giusto che dovrebbe avere. Però qualcosa mi dice che non sta girando al meglio. Il mio primo pensiero è stato: sarà come il KZ l'altra volta, quindi bisogna tirarlo un po' per farlo scaldare e poi inizierà a girare bene. Quindi rimango dentro e vedo che succede. Provando a regolare un po' l'acceleratore, ho visto che fino al 50% il motore gira bene, va tutto a posto. Poi, superato il 50%, quando si preme fino in fondo col piede, smette di girare, va giù di giri e poi non carbura bene. Questa cosa è veramente molto strana. Il rumore sembra molto molto brutto e visto che il kart non è il mio, decido di rientrare proprio in questo giro per spiegare cosa è successo. Non so che cosa abbia, non gira, non va su di giri. Non va su di giri. Finché lo tieni basso ci sta. Tipo fai le curve, tieni a metà, va bene, gira bene. Tiri giù fino in fondo, si blocca. È già successo. Rapida controllata e concludiamo che è meglio fare così. Oh, beh, prova a tenerlo proprio. Faccio come per sturare il suo. Prova. Lo tengo giù tutto. Un po' di colpi. Sì, perché in realtà finché tieni il pedale a metà corsa gira benissimo. Cioè le curve tipo la S veloce, curva 2, curva 1 andavano benissimo. Esci da curva 2, tiri giù fino in fondo, boom, non va più. È già successo? No. Se non ti fermiamo vai pure te, intanto hai già perso metà turno, quindi ok. Finiscilo pure. Ma tipo se sono in rettilineo cosa faccio? Lo tengo giù finché... Sì, prova a sbloccarlo. Faccio come il tuo quando lo tiravi, sì. Finché non andava. Prova, vai. Ok. Accendere e prova a farlo a pestare giù subito. Vado giù fino in fondo subito? Sì, gira un attimo qua. Il mio compito adesso è provare in tutti i modi a farlo tornare in vita. Sento già qualcosa di diverso, molto molto più reattivo sul pedale e soprattutto un bel rumore. Adesso finalmente va benissimo, scaldo le gomme e inizio a spingere.
guido con tante correzioni perché questo kart è leggerissimo e perderlo sembra molto facile, poi però con le giuste correzioni si recupera sempre e si rimane in pista. Adesso dentro nella S veloce e sentiamo quanto tira nel dritto. Ho fatto l'ultima curva molto molto veloce e il kart non si è nemmeno scomposto. Incredibile quanto sia agile. Adesso spingo ancora di più. Se avrò un'altra occasione di guidare questo FS4, voglio sapere esattamente un tempo competitivo sulla pista di Ottobiano per vedere di cosa sono capace, vedere se sono anche io un po' competitivo. A differenza del KZ che avevo guidato prima, a bordo di questo kart ho molta più fiducia e riesco a spingere di più. Probabilmente sapendo che ho un 4 tempi mi sento molto più a mio agio e per questo riesco a guidare meglio. Di nuovo l'ultima curva sempre pulita anche ad alta velocità. Che bella cosa entrare in curva 1 con il kart tutto scomposto. Certo, questa cosa non mi farà essere molto veloce, ma di certo è estremamente divertente. Ho provato a fare le due curve a 90 gradi con il gas leggermente aperto ed è assolutamente fattibile. Anzi, dovevo spingere di più, stando attento però a non perderlo. Full gas nel rettilineo. Traverso nell'ultima curva e si vede che adesso sto spingendo un po' di più. Questo kart mi sta piacendo un sacco. Paradossalmente adesso le braccia mi fanno più male che sul KZ. Probabilmente perché sto cercando di prendere tutte le curve con le traiettorie giuste e anche perché questo kart lo so guidare decentemente. Sembra che il motore però faccia un po' fatica. Non vorrei che ricominciasse con lo stesso problema di prima. Con il CRG faccio il calzino meglio di quanto riesco a fare con i TB che guido da una vita. Per fortuna il turno dopo ho sistemato anche questo. Male il braccio, ma molto bene la S veloce. Dopo aver provato questo bellissimo CRG FS4 ho riflettuto e sono arrivato alla conclusione che fare il campionato Briggs & Stratton è alla mia portata. Non nel 2023 per un semplice problema di budget, ma sicuramente in futuro sarà tra le mie prime scelte per correre. Nel mentre il kart ci ha lasciato di nuovo. Quindi adesso rientro ai box perché il problema è molto strano e non saprei come risolverlo in pista.
Spengo il kart e cerco di spiegare il problema, così da poterlo risolvere ed essere operativi per i prossimi turni. Com'è? Ho fatto i primi giri che era una meraviglia. Poi dopo un po' è iniziato tipo quando andavo nei rettilinei a andare tipo a plafonare troppo presto. E poi ho ricominciato a fare quello che c'era prima. Ancora, eh? Sì. Però dopo un po' i primi... Quanto ho fatto? 1:10 migliore. Ah, vabbè. Concludiamo con Simone che mi comunica il tempo, che per aver fatto 3 giri a regime su un kart totalmente nuovo non è neanche poi così male. Questo è uno di quei kart che se avessi la possibilità comprerei o affitterei per fare tutta la stagione, perché da guidare è veramente stupendo. E chissà che con i numeri giusti su YouTube non si riesca a realizzare anche questo progetto. Ringrazio il doc Stefano Pellecchia per averci permesso di guidare il suo kart. Grazie davvero, ho apprezzato tantissimo perché è stata un'occasione bellissima e un'esperienza fantastica. Grazie a voi tutti per essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace e noi ci vediamo dopo le vacanze con un nuovo video.